passo parola subito al nostro sindaco Gianluca Calimetti perché ha una fretta da salutare la comunità pakistana e ringraziamo parte della nostra comunità che è sempre disponibile, lo ha fatto sempre, ha aiutato a noi tutti i migrati cittadini che viviamo in Italia, in Cremona. Passo parola al sindaco. Grazie mille e benvenuti in questa sala, grazie a tutti voi e grazie a tutte le persone qui presenti, in particolare saluto al console e al responsabile della comunità pakistana in Cremona e a voi che avete reso possibile questo insieme ai responsabili della comunità. Un saluto anche ad Antonio. Questa sala è la casa che ospita i rappresentanti dei cittadini cremonesi. Certamente questa, essere qui in questa sala ha un significato particolare. Vuol dire che le comunità come la vostra sono dentro la nostra città. E noi tutti insieme costruiamo la nostra città. Il fatto che voi siate qui dice che tutte le città d'Europa, tutte le città del mondo, ma la nostra città in particolare, vive grazie al contributo di tutti. E la vostra comunità dentro la comunità di Cremona, la vostra comunità dentro la comunità di Cremona rende viva la nostra città, per cui a voi va il mio grazie per la vostra presenza. Noi abbiamo davanti a noi delle sfide molto grandi. La prima sfida che abbiamo davanti è quella di costruire insieme il futuro. Per farlo non c'è un'altra via se non questa: costruire insieme la comunità, rendendo tutte le comunità, le sottocomunità presenti in Cremona, capaci di relazionarsi alle altre e di mettersi insieme alle altre. La parola insieme è la parola più efficiente, efficace e capace di sconfiggere la paura dell'altro, e capace invece appunto di costruire le relazioni all'interno della città. È significativo, mi sembra, che in questa aula, che come sapete è un'aula detta laica, perché la città ospita tutte le religioni e anche ospita cittadini non credenti, in questa aula noi abbiamo sentito parole che sono radicate dentro una fede. Ed è qui presente il rappresentante anche della diocesi di Cremona, che rappresenta anche le comunità che vivono un'altra fede. Ma ci siamo sempre detti che pur avendo religioni diverse dentro una città, queste religioni credono in un Dio che è il Dio della misericordia. E crediamo tutti nel Dio della misericordia. Questo è il buon annuncio che vogliamo dare, che le fedi e le religioni si incontrano attraverso l'incontro tra persone, mantenendo la loro originalità, dicono che si può convivere insieme se insieme si dice che c'è un Dio ed è il Dio della misericordia. Per questo quest'aula, che è aula che ospita i rappresentanti
insieme alle parole della Bibbia, insieme alle parole di ogni libro. E i libri sacri sono in realtà scritti dalla vita delle persone che credono in questi libri. Queste parole ci dicono: abbiamo con grande forza un futuro da costruire nella nostra città, questo futuro costruiamolo insieme. Grazie quindi per il vostro tempo.